Ciao! Un cagnolino che è apparso davanti alla porta di un bagno. Tempismo perfetto! Avevo appena finito la carta igienica. Sapete, ho uno strano presentimento che questa cosa non andrà a finire bene. Bentornati nel subreddit dei commenti maledetti. Il subreddit nel quale ci sono commenti, sono pure maledetti. Rimani in pace, principe Philip. Così tante belle memorie insieme che abbiamo avuto. Dai, madonna, iniziamo subito col black humor. Da dov'è questa immagine? Buckingham Palace. Allora, vi posso dire la verità. Prince Philip effettivamente sembra uno zombie, anzi sembrava. Cioè, l'avete mai visto una foto di Prince Philip? Si vede che aveva alcuni dei medici migliori al mondo. Guardate la faccia che aveva. Sembrava letteralmente, non lo so, un vampiro o qualcosa del genere. Beh, almeno la regina è single adesso, no? Ok, basta. Evitiamo di scherzare sulle persone che non sono più vive, per favore, lasciamo stare. Come inseriresti "sono un allenatore di Pokémon" nel tuo curriculum? Rapisco animali selvatici e li infilo dentro le mie palle, le mie poche palle. Sono ancora peggio, Dio santo. Perché l'italiano è una lingua maledetta, Dio santo? Ora capisco perché l'hanno chiamato sfere poche e non poche palle. Un gatto che tocca la pancia di una donna incinta. Sempre il gatto, cosa farai? Li venderai come hai fatto con i miei? Sapete che a vederla da questo punto di vista è sbagliatissimo quello che facciamo con gli animali. Però allo stesso tempo i gatti fanno sei cuccioli. Allora, questo qui è un detto inglese, ovvero uccidere due uccelli con una pietra. Praticamente sarebbe prendere due piccioni con una fava. Oppure uccidere 792 persone con un uccello. Oppure che ne dite di uccidere 3.000 persone con un aereo? Molto superiore. È per caso un riferimento alle Torri Gemelle? Oppure uccidi un'industria intera con un singolo pipistrello? Beh, mi sa che quest'ultima ha funzionato molto meglio, sapete? Se derubi un supermercato da nudo, essendo un minore, nessuno può guardare i filmati di sicurezza senza commettere un crimine. Sì, questa cosa l'avevo sentita 20 volte. Bene, ragazzi, ho meno di una settimana per provarlo. Mi dispiace per il cancro, amico, che cavolo. Non credo intendesse quello. Le piante producono l'ossigeno, che è utilissimo. E quindi perché le stiamo mangiando? Le galline invece producono un cattivissimo diossido di carbonio. Dovremmo mangiare loro. Anche gli umani producono il diossido di carbonio. Mangiamo anche loro. Io già lo sto facendo. In realtà a sto punto con questo ragionamento dovremmo mangiare le macchine. Anche quelle producono diossido di carbonio, no? Madonna, madonna. Ultime notizie. Prince Philip ha vinto nel Gulag. Sapete, recentemente ho fatto un paio di partite a Warzone e ho capito il riferimento. In pratica, se morite e vincete nel Gulag, avete una seconda possibilità. Per chiunque non avesse giocato a Warzone. Sei stato rapito. 30 minuti dopo, i tuoi rapitori ti ributtano in mezzo alla strada perché non stai smettendo di parlare. Di che cosa stavi parlando? Di come i peni delle balene sono probabilmente l'origine delle leggende sui serpenti marini? Esatto, Certe volte, per qualche strana ragione, le balene si mettono sottosopra e tirano fuori il loro pene dall'acqua, che più o meno ha l'aspetto del mostro di Loch Ness. What? Alcuni assumono che questa fosse l'origine della leggenda. Ragazzi, Dio santo, Madonna, i miei occhi bruciano. Che cavolo ho appena letto? Io, padre di 41 anni, mio figlio di 9 anni, ha ripetuto qualsiasi cosa dicessi come un pappagallo per l'ultima ora. Come faccio a batterlo, questo piccolo schifoso? Inizia a fare i cori in giro per la casa. Puoi fare questo oppure metti la tua testa sott'acqua tante volte velocemente. Ah, quindi lo stava non soltanto facendo da pappagallo, stava letteralmente seguendo tutto quello che stava facendo. Metti la tua testa sott'acqua molto velocemente. I tuoi polmoni, naturalmente più grandi, dovrebbero eventualmente, diciamo, battere quelli del bambino. Che cavolo. Ecco, vedete, però qui abbiamo il solito caso di quando andate a cercare una soluzione su Google e una soluzione su Bing. Ecco perché dovreste usare Google, ragazzi, se no finisce male. Finirete per far annegare il vostro figlio. La mia macchina sembra un po' una persona al vertice della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, in pratica, ok? Per qualche motivo YouTube odia quel nome. Fast and Furious. Ora che ci penso, ragazzi, secondo voi questa macchina va a GPL? Chi capisce, capisce. Sono una pessima persona, porco tu. Questo mostro di una zecca mi stava camminando in giro per il pavimento. Ecco, vuoi un Lego per comparare? Mangialo e riprenditi il tuo sangue indietro, ma che cavolo. Un fruit gusher gratis. Ah, ok, sarebbero praticamente delle caramelle con del succo dentro, suppongo. Perché ci sono persone malate nel mondo, mamma mia. Io quando chiamo per errore la mia insegnante mamma, il gatto che piange, la mia insegnante quando la chiamo per sbaglio mamma, un gatto tipo sorridente, credo, io quando la mia insegnante mi chiama papino.
Wow. Ho fatto questa illustrazione di un forno. Ehi, perché ci sono dei polmoni umani nel tuo forno? Scusa, perché? Qual è il problema? Li preferisci crudi o cosa? Io i miei li preferisco affumicati. Quando guardi il resto di una serie TV, anche se hanno ucciso il tuo personaggio preferito. Io durante i documentari sulla seconda guerra mondiale. Vabbè, però se ci pensate sono stato abbastanza fortunato. Il mio personaggio è morto praticamente alla fine, quindi dai. La mia ricevuta dopo essere stato morso da un serpente. Farmacia, suppongo, $83,000. Servizi di laboratorio, $22,000. Immaginate di venire morsi da un serpente e dover pagare $153,000 a caso così. Quanto costava l'ambulanza? Cioè, l'ambulanza? Emergency Care Services, sì, credo sia questo, $5,000, più o meno quanto mi aspettavo. Immaginati che la tua carta di credito viene rifiutata e riportano indietro il serpente. Ma sapete che c'è, porco due, se devo pagare così tanto va bene, riportate indietro il serpente, voglio morire direttamente. Più che altro la mia domanda è, che cos'è che ti viene a costare $80,000? Cioè, ragazzi, assumono qualche cacciatore per ammazzare quello specifico serpente? Magari prendo una persona allenata a succhiarti via il veleno dalla gamba, non lo so. Qualcosa dovranno fare per forza. Quando il ristorante è piccolo, ma il proprietario è molto creativo. Oddio, è tipo un ristorante a doppio piano. Che figata! Anche se sinceramente non so quanto possa essere comodo, ma finché non lo provi, suppongo, vabbè. Ebbene, la cameriera mi ha chiesto se volessi andare sopra o sotto. E credo che da qui è iniziata la confusione. Vostro onore. Come sono fatti i bagni? Portati un ombrello. Non so perché, guardate. Mentire con le statistiche. Abbiamo intervistato 1000 persone che hanno giocato alla roulette russa. 100% di loro sono sopravvissuti. Conclusione, la roulette russa è completamente sicura da giocare. Ragazzi, questo ragionamento non fa una piega. Qualcuno è letteralmente morto nel mio volo di oggi. Abbiamo dovuto fare un atterraggio di emergenza. Il tipo dietro di me si stava lamentando di come possa essere un'emergenza se sono già morti. Oh wow. E vorrei dirti, signore, che sei letteralmente il diavolo. Hey, why are you booing me? I'm right. Ma scusate, non potevano semplicemente far finta tutti quanti che stesse dormendo e fare una faccia sorpresa durante l'atterraggio? Sì, effettivamente questa cosa. Che poi, ragazzi, sapete, mi è successa una cosa molto simile una volta quando sono stato al treno. E per questo in un certo senso capisco il tipo. In pratica stavamo nel treno e mancava una fermata alla stazione che è praticamente una stazione di un ospedale. C'era questo signore che era svenuto praticamente a metà strada tra la stazione dell'ospedale. Dell'ospedale, che sono quattro passi ed entri letteralmente nell'ospedale. E un'altra stazione. Il signore è svenuto ed hanno fermato il treno e abbiamo aspettato 40 minuti per un'ambulanza che arrivasse. Laddove sarebbero bastati fare 2 minuti di strada in più per fermarci letteralmente alla stazione e portarlo in ospedale. Ma no, hanno dovuto fermare il treno e chiamare l'ambulanza. Cioè, capite la logica certe volte sia delle persone che dei protocolli? Ed il bello è che non potevano fare altro perché magari li arrestavano se avrebbero fatto diversamente. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Devi affrontare in un combattimento tutte le persone con le quali hai avuto dei rapporti. Quanto sono cavoli tuoi? Mi cagherei veramente sotto se dovessi combattere contro dei cadaveri. What? Ok, lasciamo stare, andiamo alla prossima. Oh wow, ok, questa qui è pessima. Quando sei stanco delle persone che dicono che dovresti smettere di oggettificare le donne, quindi fai le valigie con le tue cose e te ne vai. Wow. Ragazzi, questa cosa vi potrebbe tornare utile. Evitate di portare valigie del genere all'aeroporto. Ho avuto dei piccoli problemini l'ultima volta. L'ultima volta? This, oddio santo, cos'è? Ok, no, lasciamo stare. Perché per qualche motivo sapevo che ci fosse qualcuno con dei gusti strani? Il mondo è un posto orrendo, davvero. Puoi scegliere un superpotere, ma la prima persona che risponde al tuo commento può scegliere un effetto collaterale. Posso mettere in pausa un gioco online, ma la tua famiglia muore e non puoi mai più giocare ai giochi online. Ma che cavolo? Praticamente è un superpotere a senso unico. Puoi fermare un singolo gioco nella tua vita. Devi scegliere attentamente. Una coppia che cammina insieme, ma il tipo è palesemente più alto. Puoi smetterla, per favore? Sì, anche io sono più alto di tutti i miei amici e anch'io lo faccio. Non lo faccio soltanto per ridere di quanto sono bassi, ma anche per farli arrabbiare. Li rende così arrabbiati. Ma dopo tutto, cosa mai potrebbero farmi? Investirmi con le loro sedie a rotelle? Un'autobotte di latte si è ribaltata ed ha fatto cadere 28.000 litri di latte, colorando un fiume nel Regno Unito di bianco. Quando finisce novembre, madonna.